Benvenuto a Castello. Grazie. Oggi è una puntata davvero speciale. La prima volta che entriamo in una sala ricevimento. Di solito con Fatti Food siamo nei ristoranti. Oggi una puntata totalmente nuova, diversa, perché anche chi mangia nelle sale ricevimenti deve mangiare sano, pulito bene soprattutto. Abbiamo tanti ospiti a tavola, così mi dicono. Sì, ci sono dei miei paesani, c'è anche il sindaco di Mandatoriccio. Bene. Che ci stanno aspettando. Andiamo. Prego. Cincin. Che bello, una nuova puntata di Fatti Food. Tommaso, hai visto dove siamo ritornati? A Mandatoriccio. Bello, incantevole, davvero. È un posto straordinario, fatto di bellezze, di eccellenze, fatto di tanta buona cucina. Tu pensi che proprio qui a Mandatoriccio nascono tanti chef gastronomi che poi sono emigrati, sono stati anche in giro per l'Italia, per l'Europa, per il mondo, a far conoscere la cucina tipica di questi posti. Ma oggi una puntata un po' diversa dalle solite, non ci troviamo in un ristorante con lo chef che ci prepara il piatto a sorpresa, ci troviamo in una sala ricevimenti, perché anche qui è importante sapere cosa si mangiano, no, gli ospiti durante un ricevimento. E noi siamo tutta bocca, naso e orecchie. Come vedi, oggi però ti ho fatto trovare lo champagne. L'altra volta ti sei offeso perché ho fatto lo scherzo sul prosecco, oggi... Fai bene a chiamarlo champagne, hai imparato, perché è una bollicina calabrese e quindi è uguale il metodo rispetto a quello dello champagne. Il metodo classico, metodo champenoise, è un gaglioppo e sei stato davvero bravo per farti perdonare. Parte quindi, come si vuol dire, con il botto questa puntata dedicata a Mandatoriccio e ai suoi territori, e ringrazio il cavaliere Nicola Flotta che oggi ci ospita in questa meravigliosa struttura. Grazie cavaliere. Benvenuti. Grazie. Cavaliere, tanti ospiti oggi a tavola. Lei era impegnato in una sua giornata quotidiana con degli ospiti e quindi Tommaso ha detto ci fermiamo tutti a tavola se siete d'accordo, perché abbiamo anche il sindaco, mi fa piacere sindaco di avervi con noi, il sindaco. Grazie. Cornicello e gli altri graditissimi ospiti del cavaliere Flotta. Sindaco Cornicello, il motivo perché venire a trascorrere un weekend a Mandatoriccio, perché venire a trascorrere le proprie vacanze ecco, a Mandatoriccio? Dicevo che Mandatoriccio, come lei ha potuto vedere girando un po' per la zona, è ancora una zona abbastanza non sfruttata dal punto di vista edilizio. Abbiamo un mare, un terreno libero sul quale insiste un SIC, un sito di interesse comunitario che è proprio qui davanti al mare, sulla spiaggia, dove crescono per esempio alcune flore particolari, tipo il giglio marino che è un fiore bellissimo che nasce nel mese di luglio-agosto e che purtroppo ancora non abbiamo rivalutato bene questo SIC, è un po' lasciato alla gestione normalissima delle spiagge abbandonate. Secondo lei cosa bisogna fare? Ecco, no, stavo arrivando al fatto che già siamo in contatto con la regione per una rivalutazione che salvaguarda il turismo e l'aspetto ambientale che questi sicchi da mantenere. Al di là di queste situazioni, poi ci sono a Mandatoriccio anche strutture di un certo livello, basta pensare al Castello Flotta che oltre a essere un ristorante per ricevimento ed altro, ma è un museo, come si può vedere è un museo e anche quello sarebbe oggetto di visita da parte dei turisti eccetera eccetera. Abbiamo molte strutture ricettizie, forse nella zona siamo quelli che riusciamo ad avere di più rispetto ad altri paesi limitrofi, dove c'è una conurbazione urbanistica di case private sul mare qua. Noi abbiamo delle strutture ricettizie, alberghi di un certo livello. E questo lo notiamo perché con la tassa di soggiorno che pagano, Mandatoriccio è uno dei paesi più ricchi in tassa di soggiorno. Ci sono due o tre alberghi che partono nel mese di giugno e finiscono a settembre, ma stiamo cercando di vedere come allungare la stagione, anche perché questa zona è una zona dove l'estate finisce a ottobre o anche di più, non finisce a settembre, inizia a maggio e non a luglio. Quindi stiamo vedendo come creare i servizi per incrementare anche
l'arco temporale del turismo. Bene, ma anche oltre alle strutture ricettive parliamo di una cucina poi straordinaria. Noi che facciamo cucina nel nostro format, ci piace parlare tanto di cucina. Tommaso, vedo questi fiori di zucca e già partirei da qui perché abbiamo assaggiato questi fiori di zucca del territorio. Un prodotto di stagione ovviamente, anche questo. E le proprietà benefiche poi di questi fiori? Solitamente anche in questo caso vedi il colore ci dice già tanto, no? È il colore arancio. Molto spesso mi piace partire proprio dal colore perché rispetto al colore riusciamo a capire come la natura abbia dato all'interno di questi frutti delle proprietà nutrizionali importanti. Anche qui abbiamo anche delle proprietà benefiche, antiossidanti, antitumorali, e si tratta comunque di un ortaggio che se ne dovrebbe fare davvero, così come la zucca, in questi mesi autunnali davvero largo consumo. Bene, Cavaliere Flotta, ma come è nata l'idea di creare questo castello? Perché questo castello nasce proprio da zero, o come dice lei, da sotto lo zero. Esatto, da sotto zero. Io faccio matrimonio da quando sono nato, sono cuoco. Prima avevo altre tre sale sul mare. Negli anni 90 poi tante ragazze cercavano questi palazzi antichi, castelli antichi per il loro matrimonio. Quindi poi io dovevo fare una struttura nuova e l'ho detto al mio ingegnere, dico, la richiesta delle ragazze adesso è questa, su questi castelli antichi, e lo facciamo un castello. Quindi lei si è fatto costruire su misura, cioè questo non è un castello, non è un'imitazione che deriva da una storia, no, la storia nasce con Nicola Flott, quel famoso anno, il 2002, 2003, quando è nato il castello? Sono cominciato a costruire nel 2001 e nel 2005 poi sono cominciato a lavorare, che è finito. E lei la prima cosa che ha fatto, prima ancora di istituire questa grande sala ricevimenti come lei l'ha immaginata, spaziosa, senza colonne, ha immaginato di portare dentro la storia e la cultura, perché è importante ai giovani, no Tommaso, dare un senso di cultura, anche trasmettere ecco. Come i palazzi antichi che diceva prima il Cavaliere Flotta, trasmettere attraverso questa struttura moderna. Sembra quasi di essere nella sala dei 500 a Firenze, insomma questi affreschi davvero denotano questa attenzione verso l'arte che poi è anche un elemento empatico, no? Durante studio, il pranzo e la cena. Immagina che ogni pezzo di questa struttura è stata realizzata a mano, quindi esatto. Hanno lavorato tante maestranze importanti che sono arrivate dalla Cina, da diversi posti. Da Firenze, i pittori sono venuti da Firenze. Coinvolto l'Accademia di Belle Arti, sì. Giusto? Proprio questo affresco rappresenta il matrimonio di Ercole e l'originale è a Versailles in Francia. Io, siccome faccio matrimonio, giustamente gli artisti hanno riconosciuto il matrimonio di Ercole. Luminoso, molto morbide queste pennellate, insomma davvero ci aspetta anche una cucina, insomma, no? Che tende verso questa diciamo coccola, no? Una coccola anche sul piatto. Cavaliere, mi dica la verità, cosa ha ordinato in cucina? Perché ho sentito che ha detto allo chef, oggi facciamo qualcosa di diverso dal solito. Sì, faccio una cosa diversa. Allora, il mio forte è il pesce, però siccome io mi servo dei pescatori locali, e fino a domani c'è fermo biologico. Vero. Quindi, vero. Sì, quindi ho optato, i miei menù sono metà pesce e metà monte, diciamo, e facciamo una pietanza come primo, cioè le candele del Cavaliere, che è una ricetta nostra. Mi è stata dedicata a lei, insomma, la ricetta delle candele del Cavaliere. Ed è fatta con l'anduia, un sugo di pomodoro normalissimo, però cottura come si faceva, come facevano le nonne nostre, 7 ore di cottura. Lenta, lentissima. Lentissima. E con la ricotta secca, che sono, diciamo, due prodotti tipici nostri. Che richiamano il territorio. La ricotta e l'anduia.
Allora, attendiamo questo primo piatto, Tommaso, quindi aspettiamo le candele. Con diciamo, che cosa pasticciamo però? Proporrei di continuare con un rosato, sempre a base di gaglioppo, però in questo caso fermo, quindi sempre un gaglioppo della nostra zona, quindi rosato in primis. Allora facciamo subito il richiamo al nostro chef e vediamo qual è il piatto di oggi, o i piatti di oggi. Il primo piatto di oggi sono le candele del Cavaliere, che vengono fatte con l'anduia. Faremo un piccolo fondo a base di olio d'oliva e anduia. Facciamo rotolare per bene. Aggiungiamo un po' di acqua di cottura. Dopodiché andiamo a mettere la salsa di pomodoro. Andiamo a mettere la pasta in acqua bollente. Andiamo a scolare la pasta. Andiamo a mescolare bene con il sugo. Andiamo a amalgamare con un po' di parmigiano reggiano. E andiamo a impiattare le famose candele del Cavaliere. Metteremo ancora un po' di salsa sopra e una bella grattugiata di ricotta secca, e completiamo con un bel ciuffetto di basilico. E il piatto è pronto. Posso? Grazie. Ah, è arrivato il primo con una cloche, vedo anche in oro, placcata in oro, come le posate con cui stiamo mangiando, Tommaso. Hai visto che servizio? Eh sì, queste sono tutte caratteristiche, insomma, di una tavola bella imbandita, e tra l'altro con la cloche questo elemento diciamo di origine anche francese, che ricorda proprio questo cappello della donna, no? Nei primi anni del Novecento. E il piatto, insomma, è un altro piatto di spessore, ecco, anche scenografico. Guarda, io intanto ti dico che sento il profumo di questa ricotta. Posso? Ricotta salata. Già sento questo profumino. Questo sugo, dicevamo, cotto molto lentamente, insomma, è inusuale ritrovare anche in una sala di cedimenti queste tradizioni diciamo della nonna, eppure voi, insomma, lo proponete anche nei vostri banchetti. Esatto, perché facendo in questo modo un sugo normale, facendolo cuocere di più, questo sapore antico che è meraviglioso. Il richiamo alla tradizione vera e propria, quindi questa amalgama con l'anduja che lega benissimo poi con questa ricotta. E la pasta, ne vogliamo parlare? Le candele? Beh, la forma, insomma, anche una forma, diciamo, in qualche modo elegante, no? Esatto. Ecco, le candele del Cavaliere, forse, ecco, avete scelto anche questa tipologia elegante, no? Per richiamare questo piatto che le si è denominato, no? Riconducendoci al territorio, Sindaco, è un territorio dove il Cavaliere ci tiene sempre a ricordare, no, la sua storia, dove è nato, dove è partito, la storia degli allevatori, anche dei pastori che nelle montagne qui di Mandatoriccio allevano anche questo prodotto, e allevano il bestiame per poi tirare fuori un prodotto di nicchia come la ricotta. Questa sicuramente è nostra, del territorio. Certo. È una ricotta nostra, perché ancora qualche pastore, qualcuno, prima c'erano molti di più, ancora resiste e fa dei formaggi e delle ricotte particolari. Caprina, mi sa, questo tipo di ricotta. Questa è caprina, ma c'è pure quella che la fanno mista, caprina e pecorina, che è più corposa, più densa come cosa. Ma oggi con noi a tavola, Sindaco, abbiamo il sindaco attuale di Mandatoriccio e poi chi è stato sindaco negli anni 80 circa, no? Com'è stato, o meglio, secondo lei,
amministrare negli anni 80 ad oggi, che cosa è cambiato secondo lei della politica, vedendola sia in primo luogo e sia poi dall'esterno? Ieri la politica era responsabilità più responsabilità. Oggi la politica è stata sostituita dai funzionari dei comuni, per cui spesso è il funzionario che detta le regole, e credo che questo sia stato un fattore negativo. La politica ieri aveva delle grandi responsabilità, perché spesso c'erano le vecchie commissioni edilizie, per esempio, per cui dovevi prenderti grandi responsabilità. Oggi le leggi, le normative che si sono succedute, spesso è il funzionario che fa il bello e il cattivo tempo nelle nostre realtà locali. Posso chiederle una cosa? Mandatoriccio per anni è stato, non so se lo è ancora, storia, tradizione, addirittura avete avuto i maestri pipai, sì, a Mandatoriccio, è vero? Sì, sì, è vero, è vero. Io sono stato diverse volte a Mandatoriccio, però non sono riuscito a conoscere un maestro pipaio o a vedere una pipa fatta qui a Mandatoriccio. Eh sì, era la famiglia Carrigno, se ricordo bene. Esatto, sì. Queste pipe che poi venivano esportate all'estero e partiva da qui tutto da Mandatoriccio. Se volete io una ce l'ho, me l'hanno regalata. Veramente, cavaliere? Sì, ve la faccio vedere, se volete. Io direi proprio di sì, perché non abbiamo avuto il piacere di vedere dal vivo una pipa fatta a Mandatoriccio, eppure se ne è parlato tanto. Immediatamente chiedo permesso. Grazie, grazie. Stava finendo di pranzare. No. È meglio la pipa. Cavaliere, nel frattempo posso ordinare del vino? Prego. Tommaso, allora con che cosa pasteggiamo? Sì, avevamo detto in rosato, quindi continuiamo con questa scia di rosè, un rosato da Gaglioppo fermo. Da abbinare proprio a quest'anduia, che è molto delicata, però diciamo esprime una consistenza del piatto e quindi deve essere equilibrata appunto con questa tannicità, questa morbidezza anche del gaglioppo fermo. È un'aromaticità che, tra l'altro, voglio dire, mi ricordo di aver degustato anche in accompagnamento, dobbiamo dirlo ovviamente con tutte le ristrettezze del caso, al fumo della pipa, perché ovviamente si fuma e si beve in maniera, anzi non si fuma, si beve responsabilmente, però questo strumento è uno strumento di appagamento sia del gusto che dell'olfatto, un po' come il vino. Bene, finalmente, cavaliere, ci ha fatto veramente un regalo stupendo nella puntata, perché una pipa fatta dall'artigiano di Mandatoriccio. Oh, eccolo qua, guardate che particolarità poi che c'ha questa pipa. Speriamo di conoscere l'autore, ecco, di questo meraviglioso prodotto un giorno. Una famiglia che si tramanda di generazione in generazione dei maestri pipani. L'artigiano si chiama Greco Pipuzzo. 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 Il sindaco ci ha dato delle informazioni importanti, ma signor Spataro, visto che è con noi al tavolo anche lei di Mandatoriccio, ecco, la storia di questa pipa e poi di un altro prodotto tipico del vostro territorio, so che sono gli ulivi, l'olio che viene prodotto anche qui a Mandatoriccio. Mandatoriccio è stato sempre un grande paese di esportazione, tant'è che il ciocco, cosiddetto ciocco, quella la radice, no? Che si ci fa questa pipa, non ce la facevano a raccogliere. Questo è stato un movimento dal punto di vista dell'occupazione notevole, perché la gente, diciamo tutti i contadini, andavano a sradicare queste radici di erica, si chiama, e che cosa succedeva? Creava una massa di lavoro. La produzione era così tanta e tale da importare addirittura le radici, cioè questi pezzi che si chiamavano ciocco, no? Che poi venivano fatti a bozzetti. E qui addirittura si partiva dalla astrazione della radice, nonché dalla produzione e quindi alla commercializzazione. Qui c'era una filiera che partiva dalla nascita, appunto, per arrivare poi, no, a fare il prodotto finito, che veniva esportato poi in diversi paesi, nella Francia, in Germania, no? E questa è una pipa veramente, diciamo, una delle migliori, perché proprio la radica, no? Proprio
il nostro territorio, vede, Mandato Riccio è a vocazione, come si può dire, agricola, no? Come si diceva prima, il sindaco diceva, parlava di avere allevamenti, no? È stato fatto un'indagine e in questa zona qui nostra, da Mandato Riccio, per dire, la campana limitrofe, abbiamo qualcosa come 5.000 capre. Quindi c'è un allevamento abbastanza notevole. Se poi posso aggiungere una cosa sul territorio, c'è da dire che è un territorio dove c'è una bella produzione di olio e dove le olive nascono, diciamo, queste piantine sono a 350 metri a livello del mare, per cui hanno quasi, non voglio esagerare, hanno quasi un'acidità zero, cioè sono le migliori olive che esistono forse al mondo, perché tutte le olive, mi diceva una biologa, una che ha fatto una ricerca qui nella zona di Cirò, la ragazza era di queste zone di Cirò, mi diceva che proprio questo è il territorio migliore per produrre appunto l'olio. Cari amici, adesso non cambiate canale perché stanno per arrivare i funghi rositi. Adesso prepariamo un filetto di manzo alle erbe, lo facciamo rosolare, nel frattempo facciamo rosolare anche dei funghi. E buttiamo dentro un po' d'aglio, del rosmarino e della salvia. Prendiamo il filetto, eccolo qua, mettiamo sale e pepe. Mettiamo anche un po' di pepe in grano pestato. Qua lo giriamo per bene per insaporirlo. Lo mettiamo dentro l'olio a rosolare. Andiamo a rosolare anche un po' di funghi, sempre con lo stesso procedimento, con lo spicchio d'aglio, un po' di salvia e un po' di rosmarino. Allora, come funghi abbiamo dei rositi che andiamo a rosolare lentamente. I rositi andiamo leggermente a gratinarli con un po' di panatura, preparata con un po' di pane grattugiato, leggermente un po' di parmigiano, prezzemolo e olio d'oliva. Mettiamo in forno per 5 minuti a 220 gradi. Andiamo a tagliare il filetto di manzo. Ecco qua. Andiamo a comporre il piatto. Ecco qua. Mettiamo anche due rositi. Un po' di fondo bruno, che sarebbe una salsa che noi prepariamo con della carne. E un vino bardato. Andiamo a mettere un ramoscello di rosmarino, eccolo qua, e il piatto è pronto. Ben ritrovati cari amici, siamo sempre qui a Mandato Riccio. Tommaso, che dire di questo piatto, com'è andato il primo? Beh, buonissime queste candele. Posso? Del cavaliere, adesso ci aspettiamo, ecco, da questa cloche un altro piatto. Prego. Incantevole. Che meraviglia di colori. Abbiamo parlato di questi funghi, funghi rositi, che al contrario dei porcini sono meno conosciuti, ma è un fungo nobile, è un fungo inserito nella lista dei prodotti agroalimentari di tradizione da parte del Ministero delle Politiche Agricole, quindi è un altro carattere, un altro elemento della cucina calabrese di fondamentale importanza. E questa mi sembra che è la nostra patata silana, giusto? La patata gria silana, IGP, sì, assolutamente, a pasta gialla. Ma cavaliere, una curiosità, questi funghi da dove arrivano? Vengono dalla Sila, da Camigliatella. Ah, quindi la patria proprio del fungo silano, no? In questi periodi, no Tommaso? Organizzano persino la sagra del fungo, i mercatini. Sì, perché sì. È un fungo che cresce nei pini, questi qui, quindi è alta montagna, da noi... Qua a Mandato Riccio, ma qualche parte, piccola parte, c'è qualche pino. Insomma, una Calabria tutta da scoprire. Tutta. È ancora molto nascosta.
Giuseppe, io direi di abbinare un gaglioppo, visto questa riduzione che vedo bruno, questo fondo bruno, una riduzione al gaglioppo, quindi proseguiamo ancora col gaglioppo, in questo caso un gaglioppo riserva sarebbe l'ideale, quindi un vino rosso che fa un po' di affinamento in botte. Chiedo scusa, questo va bene? Allora, adesso tre elementi li chiedo al sindaco e tre elementi li chiedo poi a Nicola, al cavaliere Nicola Plotta. Perché venire a Mandatoriccio? Sotto l'aspetto culinario stai vedendo, cioè, ci sono delle privatezze. Io ritornerei anche domani, non so se organizzate qualcosa, sindaco, in piazza all'aperto. Ma ci sono molti piatti, secondo me, che sono della tradizione che non sono stati riscoperti, che bisogna riscoprire. Per esempio i cosiddetti peperoni e pomodori salati, fritti, non so se li conoscete, è una prelibatezza dell'inverno questa qui. Oppure i covatelli con i cavatielli, diciamo noi. I cavatielli con la suraca, i fagioli, che li fanno a mano le nostre nonne e le nostre mamme le facevano, più che le nonne. Quindi venire a Mandatoriccio per la cucina. Per la cucina. Poi? Per la cucina, per il territorio, perché è un territorio inesplorato, vergine, per cui è bello da vedere. Come natura incontaminata, vogliamo fare una passeggiata un po'. Mandatoriccio in particolare in questa zona è proprio incontaminata. E a Mandatoriccio Paese anche ci sono delle... c'è il castello dove noi abbiamo... Siete d'accordo con me portare i ragazzi nei terreni agricoli, negli ulivi, far conoscere gli ulivi ai ragazzi? Sì, ci vuole la cultura. Nelle fattorie didattiche. Bisogna ripristinarla questa cultura, perché si è abbandonata. Portarla nei laboratori dei pipai, magari anche quelli proprio che sono stati chiusi, e ripartire magari con un progetto di laboratorio. L'artigianato ormai da noi è quasi estinto, ma c'erano quelli che facevano i cestini in vimini, che erano qualcosa di spettacolare. Facevano delle eppure quella gente delle faceva, campare famiglie, faceva campare le famiglie i telai, che facevano solo le coperte lavori. Ma non ce ne sono più e bisogna ripristinare questo artigianato, perché ritengo che anche con il turismo vada integrato l'artigianato con il turismo, e Mandatoriccio c'ha buone possibilità di farlo. Allora io la prendo come una promessa, perché io la prossima prossimo noi anno nella cercando, nuova stagione ritornerò da lei, voglio vedere poi noi stiamo cercando con qualche sagra di riprendere qualche piatto antico, lo stiamo facendo, quest'estate ci abbiamo provato, dobbiamo perfezionarci ancora meglio per riprendere e poi portarlo anche come piatto tipico nella ristorazione. Invece nella ristorazione ci sono questi piatti elaborati, omologati anche. Si perde, la tradizione si perde. Noi con queste sagre vogliamo riprendere questa tradizione culinaria, che è bellissima. Cavaliere Flotta, lei che è un propagandatore di territorio, conoscitore di tanti mondi, perché come ho detto nel Castello Flotta lei è riuscito a mettere gran parte dell'Europa e del mondo, ha messo la Cina, le maestranze della Cina, ha messo l'Africa, ha messo l'Europa in generale, quindi tre elementi che caratterizzano Mandatoriccio, tre elementi importanti per dire alla gente di venire qui a Mandatoriccio. Il primo elemento è il mare, che è pulitissimo, poi una temperatura, come diceva il sindaco prima, che da maggio fino a ottobre è sempre estate, la temperatura è eccezionale. E poi, quello che si diceva prima, è qua a Mandatoriccio siamo la maggior parte di tutti cuochi, che viene dalla tradizione degli anni 50, e quindi la cucina, ci dicono tutti che è un buon livello. Allora, grazie per essere stati con noi, chiudiamo questa puntata. Tommaso, vuoi aggiungere qualcosa? Sto facendo la scarpetta, sto degustando questo ristretto di gaglioppo insieme a questo nostro vino, e il filetto è davvero memorabile, quindi grazie. Complimenti. Io aggiungerei anche un altro elemento caratterizzante per venire a Mandatoriccio, che è l'accoglienza, come quella che abbiamo trovato qui da Nicola Flotta con questi fantastici amici, e soprattutto fatta di prelibatezze, di tanto cibo buono, pulito e giusto. Cari amici, continuate a seguirci sulle nostre pagine social, ma soprattutto non cambiate canale.